Se hai una gran voglia di risotto allo zafferano, ma hai pochissimo tempo per prepararlo, direi che la risposta migliore è affidarsi alla pentola a pressione. Dai, andiamo a cucinare. Abbiamo con noi 300 g di riso, 50 cl di acqua, un mezzo bicchiere di vino bianco, 3 cucchiai di olio, 30 g di burro, 30 g di parmigiano, un mezzo dado vegetale, e dello scalogno tritato, ma io oggi ho usato il porro, ce l'avevo, e ovviamente lo zafferano, e me ne ero dimenticato. Partiamo subito mettendo l'olio, per me il porro se lo avete lo scalogno, accendiamo il fuoco a fiamma media e lo facciamo rosolare per 5 minuti, girando di tanto in tanto. Giunto il momento di aggiungere il riso, e lo facciamo tostare per circa 1-2 minuti, fino a che diventa un pochino più brillante. Siamo pronti per un colpo di sfumatura con il vino bianco. Yeow! Alziamo la fiamma e facciamo sfumare tutto il vino. Vino sfumato, aggiungiamo la nostra acqua. Giriamo. Aggiungiamo il mezzo dado vegetale e le due bustine di zafferano. Una e due. Diamo una bella girata. Pizzico di sale, non tanto, perché il riso lo rilascia e si può andare a chiudere. E lac! Abbassiamo la fiamma. Siamo arrivati alla fase di cottura. Non ci resta altro che aspettare che la valvola si alzi e da quel momento in poi contiamo 7-8 minuti a fuoco basso. La valvola è zompata. Mettiamo il fuoco al minimo e aspettiamo. Ci siamo, spengiamo la fiamma. Alziamo la valvola e aspettiamo che si abbassi la valvola di sicurezza. Apriamo lo scrigno, non si è bruciato, colorito giallo. Passiamo alla fase di mantecatura con burro, parmigiano. Giriamo con il fuoco spento per 2-3 minuti e poi mettiamo nel piatto. Ricetta veloce, assaggio veloce. Perfetto, cotto bene, lo zafferano si sente, il porro al posto dello scalogno ha il suo perché, siamo contenti, fatto velocemente e ora si mangia. Questa è la prova del 9, se lo mangia lei è fotonico. Com'è? È buono? Altro metto anche per te. Dato che il test principale è passato, non mi resta altro che salutarvi, ringraziarvi per l'attenzione e ricordarvi che se vi va vi potete iscrivere al canale. Altrimenti non mi resta che ringraziarvi ugualmente e ci si vede magari su YouTube. Grazie, ciao!